Rettore, torna questo master di secondo livello in diritto e economia del mare, una grossa opportunità per il territorio e anche per gli studenti ovviamente. Un master di qualità fatto in collaborazione tra diverse istituzioni, le università, la Camera di Commercio, ed è diciamo, un'offerta che si unisce all'offerta formativa della nostra università e di quella di Teramo, e credo che sia un segnale importante di collaborazione con il territorio, con le istituzioni. È quello che vogliamo fare come università, non soltanto fare attività formativa con i corsi di laurea normale che offriamo a tutti gli studenti, ma collaborare con le altre istituzioni per un'attività formativa di terzo livello. Il mare rappresenta una grande risorsa per l'Abruzzo. Il mare rappresenta una grande risorsa per l'Abruzzo, per l'Italia e per Pescara, quindi è giusto che ci sia un master di questo tipo che fornisce gli elementi importanti per chi è più giovane, per gli studenti, per comprendere appunto l'importanza del mare nell'economia della nostra nazione, ma direi anche del nostro territorio. Tra l'altro parliamo di un master unico in Italia. Sì, è un master unico in Italia, esattamente, ma è unico anche per come è stato concepito, per le professionalità che sono state reclutate, che vengono reclutate per offrire, diciamo, questa attività formativa di grande qualità.